Tutto per questi aggiornamenti, la linea torna a Roberto Vicaretti. Grazie, grazie Lorenzo. Filippo, Natascia, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Roberto, anche noi siamo lieti che Katy Perry si sia unita a questa battaglia. E per me... No, vabbè. Vabbè, invece un ci abbraccio tenevi? Serio. Ci tenevi, Filippo. Sì, beh, particolarmente. Un abbraccio serio agli amici lucani. Abbiamo visto le immagini impressionanti dell'inviata dalla provincia di Matera. È vero che quella terra è una terra soggetta a frane. C'è uno dei posti più famosi della Basilicata, che è Craco, il paese fantasma, un paese che è rimasto disabitato, dove hanno girato peraltro diversi film, proprio in seguito a una frana. Ci sono tanti posti che su quel terreno hanno fronti di frana, perché è un tipo di territorio, insomma, molto soggetto a questi fenomeni. Beh, cogliamo sì, anche l'occasione per ricordare che lunedì il Fatto ha realizzato un numero speciale proprio sulla situazione idrogeologica del nostro paese, che per natura, diciamo così, per origine non può aiuta. Che essere, esatto, non può che essere negativa, poi ci si mette la mano dell'uomo, degli uomini e peggiora tutto il quadro, evidentemente. Sottolineando una cosa, che costa meno prevenire che intervenire dopo, anche in termini economici, evidentemente dal punto di vista del prezzo umano che si paga è chiaro, ma anche dal punto di vista economico, questo è molto importante. Sì, hai detto tutto tu, infatti volevo dire che è una cosa che ricordiamo sempre e che anche a guardare i conti economici non conviene fare finta che le cose vadano bene, perché poi invece bisogna agire sulle emergenze, costa molto di più e non solo in termini economici naturalmente. E dici conti economici, sì, Natascia, non a caso. E a me viene in mente il commissario Ren, che ieri si è detto scettico sui conti dell'Italia. Ma come si permette, signor Ren? Gli hanno risposto tuonando Letta e Napolitano. No, gli hanno risposto: innanzitutto ti sei candidato a guidare la commissione, quindi magari stai già in clima di campagna elettorale. Furbetto. E poi soprattutto gli hanno detto: va bene il rigore, l'austerità, siamo tra l'altro stiamo rispettando il 3% come dice il patto, e però l'Europa, se non vuole perdersi per strada e smettere di essere quello che è oggi, sebbene non sia ancora l'Europa che vorremmo noi, Letta ha detto: da europeista dico attenzione, perché questo rigore rischia di far morire anzitempo l'Europa, siamo a pochi mesi da una nuova consultazione elettorale, quindi diamo qualcosa alle persone che faccia loro sarebbe interessante sentire Schulz, che è l'altro competitor l'altro per la presidenza della Commissione Europea, quello che ne pensa. Il suo partito, i socialdemocratici, non hanno affatto toccato la linea dell'austerità di Angela Merkel sottoscrivendo un patto di governo, quindi questo dice molto anche della voglia socialdemocratica di cambiare l'Europa. Pesa però molto anche il giudizio di Romano Prodi, non so se l'avete sentito, noi l'abbiamo fatto ascoltare, lo ha intervistato la corrispondente Giuseppina Paterniti da Bruxelles. Ha detto, cosa vi ha detto? Ha detto sì, intanto Ren poteva dirlo anche ad altri paesi e non soltanto all'Italia, poi è vero che parlando a Repubblica parlava dell'Italia, però è vero che noi non facciamo quello che l'Europa ci chiede. Sì. E c'è un caso che ha citato Prodi con un pizzico, diciamo, con una punta avvelenata, ci aveva chiesto di spostare la tassazione sui beni e no, dal lavoro, e dal noi lavoro, che cosa abbiamo fatto? Abbiamo tolto l'IMU, peraltro con coperture tutte da verificare ancora. Quello è stato il pegno pagato alla larga intesa, diciamo così. È vero. Sì, ma se non ci sono più le larghe intese potremmo dire che magari... È vero, è vero. Beh, ci sono... Lo stesso Fassina ha detto più volte che senso ha togliere l'IMU quando una tassa sulla casa c'è in tutta Europa. Ed è vero quello che dici tu, che c'è una subalternità politica, anche culturale direi, della socialdemocrazia europea nei confronti del fondamentalismo dell'austerity. Lo chiamo così perché è veramente... Diciamo quella tedesca, perché poi Hollande fa un po', sembra Don Chisciotte, però... No, quella tedesca che al momento, questo l'avevamo detto qualche giorno fa, Roberto, appunto, del tiro un po' al bersaglio contro il presidente francese, che peraltro sta portando avanti una politica diversa, anche per quanto riguarda per esempio il settore automobilistico, che è un settore cruciale per la Francia, perché dà da lavorare a decine di migliaia di persone, e lo Stato partecipa nelle società per salvare appunto
questi posti di lavoro. Filippo se lo ricorda quando le facevamo anche in Italia le macchine. Dicevo, non c'era anche in Italia, no? Qualcosa di simile. C'era un, vabbè, insomma, un mercato dell'auto, qualcosa del genere. Però purtroppo in Europa è ancora subalterno. Diciamo che se la gioca Hollande contro la Germania, in questo senso Letta, per quel che può, parla a favore di un allentamento del rigore. Però è vero che poi nei fatti togliere l'IMU vuol dire, a parte incasinarsi con i comuni, a parte creare un Natale insomma più spiacevole per molte persone, ma perché poi si pagano più tasse, quindi Filippo, non è che quelle che paghiamo tutti. Sì. Che hai già in mano il telefono, puoi chiedere a Dimitri quando risponde un commento sulla foto che abbiamo messo qua sul nostro touchscreen, ve la facciamo vedere subito, spero. Vediamola subito perché... lo sapevo, sì. Lo sapevo Roberto, ma allora, quello è un momento così di piacevole distrazione in una visita di un amico a un amico lontano, il momento in cui Vladimir Putin, non si capisce se stanno giocando a bocce o se sta tirando una palla di gomma a Dudu. Però qual è il speriamo soggetto sia, della sia una fotografia? Palla di gomma, perché se è una boccia, sì, povero Dudu. Sì. Vabbè, povero Dudu. No, ma non a Dudu. Secondo me la foto è stata scelta. Perché guarda che posa plastica è. Beh, Silvio è splendido, sì, in quella foto, così come è atletico, splendido nel racconto che accompagna quella foto. Poche ore di sonno la notte, al massimo 4, la sveglia che suona prima delle 7 e poi, questo è importante, lo racconta proprio nel servizio di chi, una buona colazione, caffè americano, fette biscottate, marmellata e il cagnolino Dudu, perché noi lo diciamo sempre, Roberto, la colazione è il pasto più importante della giornata. Quindi guardate, è il migliore amico dell'uomo. No, anche sì, però guardate, a 78 anni, com'è in forma il Premier, sì, con il cagnolino, gioca allegro con il suo amico Presidente della Russia, ecco. Anche il fatto di fare una buona colazione lo ha portato a quell'età in quella forma. Tutto giusto Filippo, ma ex Premier, eh? Ex? Hai detto da Premier? Quando? Da quando un po' ed è anche ex senatore, sì. Ma siete impazziti? Avete fatto decadere Silvio? Si è distratto un secondo. Vabbè, è incredibile. Pronto? Dimitri, ciao. Adesso l'abbiamo visto, sì. Adesso lui era campione. Era campione di bocce, vedi? Ma non era anche di judo, anche di bocce, campione di tutto. Esatto. No, io ho visto le foto quelle dove andava a caccia della tigre, a torso nudo, bellissimo. Anche di bocce, va bene, dice che è un campione di tutto, quindi anche di bocce. Va bene, anche da voi la colazione è importante, benissimo. E lo so, è il pasto più importante della giornata. Dimitri, dai, veloce col satellite, che oggi Cinzia Poli ha delle question news, delle cose incredibili. Ci sentiamo domani. Dimitri, domani siamo a Roma, telefonami là, ok? Ciao. Scusa, Roberto, prendiamo intanto accordi. Domani saremo giù nella capitale per festeggiare il genetliaco di Natasha. No, per quello. Ma già che ci siamo, lo faremo. Subito il collegamento col satellite. Buongiorno, sì, oggi abbiamo le question news. Perché girano certe notizie, eh? Perché? Perché? Perché 60 disoccupati campani hanno fatto irruzione in una sede del PD di Roma, eh? Perché? Sanno che dopo le primarie ci sarà molto da lavorare? Perché il WWF dice che in 40 anni è scomparso un terzo dei vertebrati, eh? Perché? Da quando il WWF si occupa di politica? E perché l'Italia è migliorata di 3 posizioni nella classifica dei paesi più corrotti? Quanto abbiamo dovuto spendere per raggiungere questo risultato? E adesso prego la regia di mandare la grafica in 3D. La decisione sul porcellum potrebbe slittare a gennaio. Tenete da parte un po' di lenticchie. Question News, notizie terra terra con un loro parquet. Arrivederci. Grazie Poli, perché bonjour al giudice Marco Ardemagni. Buongiorno giudice. Probabilmente giudice, mentre lei ancora pensa alle sue condanne, c'è già, sì, Paolo Cappelli in postazione. È pronto, in qualche modo torniamo su una cosa che vi abbiamo fatto vedere ieri o l'altro ieri, no? L'autoscatto del cattivo di Guerre Stellari, Paolo. Sì, guarda, tutto in blu oggi Paolo. Buongiorno Natasha. Buongiorno. Sì, visto che avevate mostrato la foto, avevate citato la foto di Berlusconi e Putin con Dudu, ci è venuta in mente un'altra foto. Grandissimo. Vediamo se l'abbia postato lei o Ranger.
meraviglioso. Beh, Messi potrebbe farsi un autoscatto quando paga la prossima volta le tasse, così al sicuro, diciamo. Ah, certo, da qualche... già che c'è, dice, eccomi qua, ho pagato tutto. Ho pagato tutto, solo in regola. Però è vero, Cappelli come sempre ha ragione, è l'era del selfie. Io so che anche il giudice, in alcune occasioni, in alcune camere di consiglio, dica la verità. Ma io sono anni da che solo, giudice, allora giudice mi dica lì, che ha condannato un suo collega, il giudice sportivo che ha multato dei bambini della Juventus. No, allora intanto bravo Roberto, e invece cosa ha combinato il giudice? Ha fatto, allora già gli ha dato ragione, gli abbiamo dato ragione già ieri, l'avevamo in qualche modo chiamata questa condanna, è arrivata, e questo ci fa piacere, perché bisogna avere rispetto agli avversari fin dalla più tenera età, e poi comunque sono gobbi, non è colpa giudice. Ma come può dire allora, una cosa del genere? Le sentenze si rispettano, giudice, diciamo che si può anche dissentire, allora, però si possono criticare, ma si rispettano, come ha detto Giorgio Napolitano. Bravissimo. Poi, di questo passo li avremo tutti vuoti gli stadi, dopo ha voglia a parlare di violenza e di stati consegnati agli ultraviolenti, così li svuotiamo del tutto. Ma perché non, che l'avversario, il portiere avversario lanciava la palla e non potevano gridare urrà, ad urrà, esempio. È vero, oppure viva! Grazie lo stesso, queste sì, cose. Allora, sul selfie, io però ho una tecnica, che è quella del paraselfie. Io faccio finta di scattare la foto a me stesso e intercetto il VIP alle mie quello spalle. Dietro, è ad esempio, così ho immortalato, ad esempio, Arrigo Sacchi, beh, ho tanti. Lo stesso Messi alle Olimpiadi, certo. Facendo finta di fotografare lo stadio. Questo è vero, lo fa sempre Ardemagni, è una sua tecnica. È un paraselfie. È un paraselfie. Prende il telefono, fa così. Ci sono io grosso in primo piano e dietro alle spalle così, c'è capito? Il VIP. Lui fa così in modo che il VIP venga quello, senza saperlo. Quello l'avevo fatto una volta anni fa, però non era un selfie perché non c'era ancora. Mi il feci telefono. Fare una foto. No, sì, c'era, però non potevi fare le foto. Almeno non col mio. E mi feci fare una foto. Mi avvicinai a Isabella Rossellini, ecco, al festival della Mostra del Cinema di Venezia, e dissi a un mio amico: fai finta che stai fotografando me. Quindi mi avvicinai fianco, così. Facendo la vaga, e quindi ho una foto con Isabella Rossellini, chi non si accorda di nulla. Sì, ovviamente. Solo che se lo fai tu stessa, tu fai senza l'aiuto dell'amico, puoi far finta di fotografare le montagne, sì, certo, o il mare, in questo caso a Venezia, certo, e dietro c'è Isabella. Dietro. È una tecnica da agente segreto. Allora, le condanne, allora, c'era un procedimento ai danni di Cota, il governatore Cota del Piemonte, per queste spese pazze. Oggi sono arrivate nuove notizie, Repubblica parla di queste mutande, allora... sarebbero delle mutande dei boxer che ha comprato, bellissimi, avrebbe comprato con in America. I soldi pubblici. Ecco, allora fatti rimossare, sarebbe ma si tutta colpa tutto. Della siccome segretaria sono verdi, verdi. Ecco. Verrà sicuramente. Allora, condannato per circonvezione di mutanda e dovrà condannato a anni 2, mesi 6 di allora, intanto lavaggio della mutanda e indossamento di soli slip. Ecco, ma quelli ma cosa c'è? Soli slip, ma perché è una tortura. Il contribuente ma basta, è stufo di questi boxer o solo slip. Ci sarebbe anche la Wii di Lupi, su questa deliberiamo domani, perché pare che Maurizio Lupi abbia messo tra rimborsi spese anche questa console per i suoi ragazzini. I videogiochi. Vabbè, secondo me ci vuole un supplemento di indagine. Supplemento di indagine. Io non ci credo, ma si chiarirà tutto. Roberto, per oggi ci fermiamo qua. Domani saremo a Roma e quindi salutiamo la nostra terra natia, la Lombardia. E lo salutiamo per due giorni. Ci vediamo domani dagli studi di Un Giorno da Pecora. Purtroppo sì. Lombardia, 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 cara terra.